secondo mandato, cominciamo con le nostre domande. Qual è il tuo primo ricordo in un circolo Arci? Diciamo che io mi sono formato nell'adolescenza del Circolo Arci di Sant'Andrea, Empoli, perché io sono originario di Sant'Andrea e diciamo che tutto sommato a quella parte lì della mia giovinezza ci sono legati tantissimi ricordi, molti personali, ma anche di formazione culturale, politica e sociale. Beh, quale tipo di iniziativa ti piacerebbe vedere all'interno di un circolo? Ma mi piacerebbe vedere un'iniziativa che possa collegare le varie parti della comunità. Noi siamo un comune piccolo e dobbiamo per forza cercare dialogo a 360 gradi. Quindi che gli attori in campo, quindi l'Arci, l'amministrazione, la comunità, possano ritrovarsi in iniziative di respiro comune, perché stiamo cercando in ogni modo di favorire l'associazionismo in tutte le sue forme. Bisogna che anche questa parte dell'associazionismo abbia un ruolo preminente, un ruolo importante, qual è? Perché tutto sommato la struttura del circo è una struttura storica e frequentata da tutta la comunità. Senti, prova a metterti nei panni del presidente di un circolo e cosa chiederesti all'amministrazione comunale? Molte cose me le stanno già chiedendo, nel senso aiuti e possibilità di collaborazione, noi Ma ce Paolo l'abbiamo. Campinoti cosa chiederebbe? Per quanto riguarda Paolo Campinoti, chiederei semplicemente vicinanza, dialogo e progetti comuni. Allora, invece un sindaco in questo momento cosa potrebbe fare per l'Arci, indipendentemente dalle specifiche piccole attività per dargli in qualche modo una spinta per riuscire a farlo conoscere e capire meglio. Un sindaco potrebbe sicuramente prendersi a cuore quella che è la realtà Arci e poterla appunto valorizzare in funzione di quelle sono le esigenze della propria comunità, in collaborazione per forza con la stessa realtà, perché naturalmente non è che si può fare le cose a senso unico, e quindi proporsi sicuramente come parte attiva in un progetto di collaborazione. Senti, perché un tesserato Arci si dovrebbe votare? Un tesserato Arci dovrebbe votarmi perché, soprattutto nella realtà che stiamo vivendo noi, io sono l'espressione diretta della comunità. Sono sempre stato vicino alla comunità, la rappresento, la amo la comunità, amo il territorio e amo la possibilità che questa comunità sia una comunità aperta, che è una comunità che si basa solo ed esclusivamente su regole civiche, civili, di convivenza e di solidarietà. Per questo, naturalmente, io credo di essere il candidato che meglio rappresenta quelli che sono gli ideali dell'Arci. Bene, sei un tesserato Arci? Ci Sono un tesserato Arci. fai anche vedere la tua tessera? Ecco, Sì. Già faccio vedere. Non si è caduta. Allora, vediamo se la trovo. Forse questa è l'ultima. Sì, sì. eccola. Questa è una tessera che ho dai vari appuntamenti che faccio, tra l'altro, nelle frazioni. Grazie. E questa me la sono fatta nel circolo Arci di Case Nuove, dove vado una volta al mese per parlare alla frazione. Una delle cose Case che Nuove di Gambassi, Case un Nuove di altro dei Gambassi nostri è circoli. Bene, un altro circolo che frequento per avere appuntamenti mensili. Con la frazione del Circolo Arci di Varna. ti ringraziamo infinitamente del Grazie a tempo voi. e della Grazie, disponibilità. grazie.